Ecco, eccoci qua. Uno, due, tre, prova. Uno, due, tre, prova. Perché voi pensavate che fosse un film normale? E invece no! 50 gradi. Rodolfo in casa? Questa la tengo nel backstage. Cos'è che hai detto? Non ridilo. Rodolfo in caga, ha detto la grazia. Andiamo giù nel torso un po'. Cos'è quello? Il dive. Io non mi sento la cappella. Tutte le mattine ti dico fatti la fatti la barba, neanche la barba, neanche la barba. Tutto sporco, sempre in giro così. Però era anni che sognavi un massaggio del genere. La verità. Ma ti ha perso un chilo tuo figlio? Ancora vivo? La nostra segretaria di produzione nonché gobbista, il nostro Igor. Fai un passo indietro, Fede. No, no, no! Fede! Impatta! Sono scappata! Ce n'hai 10, 4 prima. Chi se ne frega del cavallo, lasciali. Inventa. Aspetta che. Ma come cazzo avete fatto? Non hai fatto così. E ce l'ho io registrato, tanto questa la tengo. Io devo farlo. Andate bambini, raccogliete un po' di legna. Molto caldo. Però non mi piace. Una gitana, una bella zingara. Avvicinati bene, avvicinati che la no, non mangiare la mia tovaglia! Cioè, ma tu stai usando Johnny come leggio? Sì. Con la gitana chic ci voleva la sua contenta. Ma adesso mi scusi, cosa credi di volere? La zia è la zia. Cosa fa? Mi arriva adesso. Sai che è? Fede, mica fa, mi arriva adesso, dopo 40 anni. Il pantalone marrone o quello è il pantalone marrone? La bambina che ha detto che la ferma, che lo stanno messo fuori. Non riuscite neanche senza saperlo. Molto, tutto, molto perfetto. Cosa vuol dire far mattare? No, non funziona. Tutti i dati saranno persi, che sono. Non so. Schiagiti. Di Serena Torre. Da ora. No, no! No, cazzo, tutto me la fai. Dai! Sono 9 e mezza. Cosa? 9 e mezza, ci sarà 9. Oggi è non so se c'è Verino, però. C'è Zero. Ah, eh sì, 9 e 20. Questo nel backstage c'entra moltissimo. Gnocca! Gnocca, vieni qua! Salve, sono Mandy Tuttofare, truccatrice, attrice, costumista, trova robe. E poi cosa ancora? Eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. E allora stiamo truccando? Tu sei gnocca. Sei gnocchissima, eh? Sono gnocchissima. Guarda come l'ho gnoccata adesso. Gnocchissima. Io sono la gran gnocca. La gran gnocca del film, sì, esatto. Loro non trovate. Prendi il nostro guro. Aspetta, sì. Ragazzi, signori, iniziamo con il primo esercizio. Saluto al sole. Ma guarda che trovato. Ecco come si fa. Aspetta. Tac. Fatta. Tac. Guardiano delle bestie. Fa esperienza. Gli angolini sono. Io sono la terra degli angoli. Moira, arriveremo da te. Buongiorno. Buongiorno signora. Ah, stiamo bene. Ok, fermi che stiamo tranquillissimo, andiamo avanti. Cosa? Come ti giri il sigaro per farmi? Il mio obiettivo non mi dico niente. Si fonde. No, non ero. È stanco il nostro barbone? Cacchio! Ehi ragazze! Gaia! Parlare con te.
Perché? Perché noi non mettiamo le cuffie, mettiamo le autoreggenti. Autoreggenti. La zia Pina. No, sei una macchina di Pinocchio, te ne ricordi quella? Gitana Gloria? Non mi sento. Buongiorno. Che tra l'altro si può permettere una Canon a Gitana. Azione. Quindi, che colazione gli ho preparato oggi il vostro vediamo regista? Vediamo di mettere questa su Facebook, perché al mattino l'attrice inizia a una certa età, cioè le voci sono quelle dei camionisti. C'è una cortina. Autoregia, una cosa incredibile. Non so che cos'è, vabbè, ok, comunque va bene. Te l'ho messo qua, adesso stoppa. No, ferma la telecamera. Selena, io parlare te. Non scusa da niente. Sembra un cadavere. Però adesso riesci a aprire gli occhi, ci vedi? Mm-hmm. Mi chiamo Romeo Torre ed è il mio dovere riferire questa roba. Dietro la spalla, giusto? Le gambe come vanno? Lui comunque il movimento di venire avanti ce l'ha. Eccolo il nostro John, la nostra guest star di oggi. Robbie and the Blue. Bravo attore. Va bene? Ovest. Che bello. Che ora abbiamo fatto? Le 8, no? Sì. Sto pensando a Voldemort. Dopo la perdita di Adolfo, la famiglia ricercava un equilibrio. Cosa stai facendo, truccatrice parrucchiera? Io la sto trasformando in una bambola. Un film delle fiamme, invece no!